Salve a tutti ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Oggi siamo con Chaura Soccer o Soccer, un titolo Apple Arcade. Sì, finalmente ritornano i titoli Apple Arcade che mi mancavano. C'erano stati dei problemi tecnico-tattici. Io che sono una persona il cui calcio ha sempre fatto schifo, ho voluto riportare sul canale un titolo di calcio. Così stavo rivedendo un po' le ultime uscite di Apple Arcade, ho rifatto l'abbonamento perché c'erano stati dei problemi, e ho detto, ho guardato un po' qualche video, ho detto ah, carino, dai, portiamolo. Comunque magari una tantum uscirà qualche video, ci facciamo qualche partitella in allegria. Ragazzi, io sono una pecora nella realtà e anche nei giochi, quindi si faranno i gravi danni, i gravi autogol secondo me. Allora, istruzioni di gioco, così al volo. Comandi. Allora, usa la levetta analogica a sinistra per muovere il giocatore selezionato. Quando non sei possesso di palla, premi il tasto X per selezionare il giocatore più vicino ad essa. Ok. X sempre per passare la palla velocemente. In certi momenti per effettuare un passaggio alto, più a lungo lo lottare premuto più alto sarà il passaggio. Ok, tipo pallonetto lungo, in realtà non so, ragazzi, i termini del calcio non li so dei vari tiri, quindi sappiatelo. Ti è premuto X per effettuare un passaggio lungo, più a lungo lottare premuto maggiore sarà la lunghezza del passaggio. Cioè con X fai tutto, poche parole. Poi aggiustare la mira tenendo premuto nella direzione dove vuoi calciare la palla. Ok, quindi il triangolo per mirare, per il cecchino. Quando sei in possesso della palla, premi il tasto quadrato per effettuare la scivolata. Quando... no, certi giocatori sono in possesso di abilità passive, rovesciate, che verranno usate automaticamente in determinate situazioni. Quindi il quadrato, praticamente fa il bullo col quadrato. E una volta arrivato al momento finale, premi il tasto quadrato per correre verso la palla. Colpiscila solo quando sei abbastanza vicino. Più sei vicino alla palla, più preciso sarà il tiro. Ragazzi, c'è troppe cose. Usa la levetta analogica a sinistra per tuffarti nella direzione desiderata. Sapere dove andrà la palla è solo questione di tempismo. Quando giochi nei panni del portiere, puoi scegliere verso quale direzione tuffare. Funziona allo stesso modo di quando aggiusti la mira per calciare la porta. Ok, va bene, ragazzi. Facciamo un tutorial. Dai, facciamoci. Questo non sarà un video tutorial perché, ragazzi, io sono una pecora queste cose. Comunque, intanto come grafica mi sembra molto pucciosa. Amichevole. Allora. Passare la palla più a lungo del 3. Pam! Così. Vai, attenzione. Dove devo andare? Qua. Pam! Tacco punta. Io non so neanche dove sono. Oh, guarda il bastardo. Grande. Oppela! Ma voglio i pro! E che ti gasano queste cose? Vai, vai, vai! Sei al tuo primo gol. Ragazzi, è veramente il mio primo gol. Ma che. No! No! Ah! Non è vero! No! Vai, passa lui. E vai col secondo gol. Ragazzi, mi sto già fomentando del tutorial. Ragazzi, questa è tipo Pippe, cioè io, contro Ultra Pippe. Vai. Ma no, volevo bulleggiarmi. Rimessa laterale. Vai, come la passa questo? Guarda questo. No. Sbammete. Perché io poi mi distraggo. Guarda sto infame. Tac. Non è vero. Grandissimo il portiere. Sbammete. Aia. Eh.
ragazzi, io poi ecco, sono uno dalla scivolata facile. Guarda sto bastardo. Aia, attenzione, sudatissima questa. Dove sono io? Sono qua. Il rosé. E se ne va, e se ne va. Lo sprint, e va da solo. No. Ai. Oh, però ho fatto il trick, quello là del quadrato. Ma aspetta, io voglio provare il triangolo. Il triangolo. Ma fammi fare il triangolo. Io entro in porta. Non è vero. No, no. Lo sprint. E se ne va da solo. E se ne va. Spam. Dove vai? No. Mamma mia. Ma no, non c'è nessuno. Mamma mia. Non ce la fa. Nah. Il portiere. Dammi sto cacchio di portiere. Ma dove la tiri? Entro oggi, eh? Biondo. Mamma mia. No. Ragazzi, è bellissimo sto gioco. No. Grande portiere. Vai col pallonetto. Partita finita, ragazzi, 2-0. Attenzione. Falli 0, calci da. Allora, 2 ne abbiamo fatti di falli. Secondo tempo, ragazzi. Vai, vai, vai. Poi facciamo i rigori, eh. Così almeno ci impratichiamo. Allora. Sì, con quale legge. Ah, giusto, perché siamo noi contatti. Grande il portiere. Vai, vai. No. Oh. Sì, ma svegliati, pelato. Ehi, fallo. Calcio di punizione. No. Aspettate, ragazzi. Il panico. No. Vai. Vai con la difesa. Mamma mia, i pro. Grandissimo. Grandissimo. Ragazzi, mi sto fomentando. No. Dai. Ah, ma scavalato. Grandissimo. No. Porca. Vai. Ma stai fuori. Tacchete. No. Mamma mia, ragazzi, abbiamo rischiato, eh. No. Dove vai? No. Ah no, sono io, sono io. Ragazzi, non riconosco le maglie. Sì, cioè, abbiamo il tipo là in porta che fa accompagnare al portiere. No. Al portiere. Attenzione. Sì. Grandissimo. Grandissimo un paio di coglioni. Vai, passalo a lui. Lui da solo. Allora, passalo a lui. No, non a lui, ma sei stupido. Passalo a lui. No, cacchio, questo era un gol. Questo era un gol facilissimo, mi era servito. Sta creando il panico. Il panico. Questo è fatto male. Attenzione. Aia, è già lui è un rosso, attenzione. Passa da loro, vai. No. Grande il portiere. Vai. No. 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 Sta creando il panico. Pam. No. Vai. Cacchio. Quello era. Poteva essere gol, eh. Attenzione. Attenzione. Pam. No. No. Abbiamo vinto comunque, ragazzi. Abbiamo vinto.
tacchete. Il primo tempo è stato più facile, ma secondo me l'hanno fatto apposta ad aumentarne la difficoltà. Vicino amichevole. Ah no, noi abbiamo preso il giallo. Dai ragazzi, facciamo una cosa, un'amichevole, un'amicizia. Durata partita 5 minuti. Ma sì, fai stadio random. Ma sono io contro qualcuno o... Credo di sì. E Gianni. Ah, ma noi siamo gialli, è vero? No. Tacco punta gliela ciula. Da dove cacchio passi? Grandissimo, 1-0, vai col Brasile. Roberto, grande Roberto. Tanto sto qua mi ricordo un gioco della... può essere della Wii. O forse quei personaggini... Vabbè, nostra. Vai, passala lui. Oh. Mamma mia, gli... col pallonetto. Vai così. Sì, però, cioè, se mi metti il... come si chiama? Il tutorial mentre sono lì. Oppala. E mentre sto facendo il cannone. No! Oh, sono entrato in porta! Grandissimo! Vai di scivolata! E... ma lui è pro! Tanto autogol, mi sa! Aspetta, ragazzi, questo... assolutamente... il replay. Perché secondo me ha fatto autogol. Guardatelo là come soffre. Aspetta, io. Aspetta, vediamolo. Tac. Arrivo io. Tacco, punta. E il portiere mi sa che l'ha toccata. Ha fatto l'autogol, mi sa. Vediamolo. Ed arrivo io. Ok, vedi che l'ha toccata. Sì, è autogol perché l'ha toccata. L'ho tirato addosso all'altro. Mamma mia. Mamma mia, assolutamente. Allora, vai così. Vai di scivola. Mamma mia, la prepotenza. Mamma mia, l'ho deviata. Sì, diciamo che il portiere tira un po' dove vuole lui, Attenzione. Mamma mia. Attenzione. No. Tanto sto giochino qua dovrebbe... secondo me potrebbe piacere a... ad Ambrogio, il fratello della mia ragazza. No, l'ho tirata di merda. Che lui è un appassionato di calcio. Glielo devo proporre. Facciamo le peggio partite. Però si deve prendere un joystick, perché io non ne ho. Allora. Beh, al massimo glielo... mamma mia, tipo. Mamma mia, la sigurata. Mamma mia, grande. Vai. C'è troppa difesa. Grande, 1-0. Come possesso di palla siamo lì, Ok, secondo tempo, ragazzi. Dobbiamo fare un altro gol per stare nella zona sicura. E vi ricordo sempre, ragazzi, io sono non scarso di più. Questa volta da cazzo proprio. Sono veramente molto scarso. E Gianni. Vai.
No, che pollo! Ma perché io non mi... Ah no, pensavo fosse... Ah, no, comunque come portiere... Ma io, infatti, le poche volte che ho giocato a calcio, ho sempre fatto il portiere. A parte... una volta, sono sempre andato bene come portiere. Ma perché sono che boh, mi butto, che me frega. Dai, dove cavolo va? Ma guarda questo. E se ne va. Non è vero. Eia, questo rigore. Ah, no, qua c'è. No, rigore è stato più avanti. Vai, 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 vai. Sono entrato dentro il porta. Vai qua. Così. Nostro. Ah no, è loro? Tanto so che la mandi qua. Ragazzi, stavo andando meglio prima. Attenzione. Perché non riesco a capire quando sono... E ne metti uno che... Cioè, avevo tutti i un paio di giocatori lì vicino. Se ne va. No. Perché dopo un po' si stancano. Cioè, lui dice, grazie al cazzo. Ehi, biondo. Dai, ragazzi, 10 secondi. Non fare un gol. Vai così, col cross. Ehi, biondo. Ma 10 secondi. Pam. Ho detto, tento un gol. Mamma mia, il portiere. Ah no, ma siamo 2-0. Pensavo 1-0. Scusate, non me ne sono reso conto. Grande il portiere. Madonna, il portiere fai di quei numeri assurdi. No, porca. Questo sarebbe stato al 90esimo. Vabbè, basta. Grande, ragazzi, abbiamo vinto questa amichevole contro Russia. Bene così, bene così. Ti riporta a 7. Cioè, hanno fatto più tiri loro in porta. Bene così. Ok, ragazzi, allora, ci siamo fatti un po' questa partitina. Oh, è stra divertente, devo essere onesta. Mi voglio allenare un pochettino, così da poter... la prossima volta essere un po' più pro, perché onestamente ho fatto, appunto, come ho detto, piuttosto schifo. Fatemi sapere la vostra, è molto molto carino. Poi chiederò al fratello di Valeria se eventualmente diciamo, magari fare un video, faccio un video con lui, ci facciamo, ci scanniamo come se non ci fossero anni, perché mi sembra di aver visto sì, esatto, che si può giocare in due, quindi si può tranquillamente. Adesso sì, con due controller, esatto. Quindi vediamo. Seguite le istruzioni che sono sotto il mio bel faccione. E da Force Class, al Pasquali, vi mando un enorme saluto e un enorme abbraccio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.